Buonasera a tutti. Questa sera presentiamo il libro di Francesco Golini, che è qui accanto a me, e il titolo è Le rovine della Torre del Lupo. È un romanzo che segue l'avventura di un giovane, più o meno della tua età? No, 19 anni. Beh, forse pensavo tu 19. Sì, sì, sì. Che si chiama Larry, e lui è l'ultimo erede della stirpe del lupo. E lui si introduce sotto mentite spoglie nel castello di un principe, ovviamente, che si chiama Prospero. E questo principe è veramente l'alter ego rispetto a lui, rispetto a lei, perché è il nemico del popolo, è un uomo arrogante, presuntuoso, e quindi deve portare lui, entrando in questo castello, a compimento un piano di vendetta. Che cosa succede? Siccome nella vita l'amore spesso va meglio, per fortuna, nel castello, nella corte, Larry incontra una donna, una ragazza, che si chiama Angelica, non a caso il nome presuppone in realtà anche come è lei, e chiaramente cosa succede? Che se ne innamora. Ma sfortunatamente la cosa più drammatica, che non ho detto, è che Angelica è la figlia di Prospero. Quindi un intreccio che già soltanto così a raccontarlo effettivamente crea un po' di suspense. Ecco, quello che ti volevo chiedere è che cos'è che ti spinge a prendere la penna, si diceva un tempo, adesso invece a metterti al computer, perché poi ci dirai se tu fai più l'uno o l'altro, e quindi a dare libero sfogo a quella che è la tua sensibilità, la tua fantasia, il tuo modo di mettere sulla carta le vicende. Ma io, diciamo, comincio proprio dalla questione della penna, nel senso che personalmente scrivo a penna. Ho scritto molto tempo a computer, però poi mi sono reso conto che la penna è un mezzo più autentico di scrittura, più riflessivo, e quello che si scrive a penna in qualche modo è più efficace. Cioè, a un certo punto scrivere a penna è proprio un piacere, scrivere a computer è più rapido, però... Cosa... un compito quasi. Sì, in qualche modo sì. Quindi insomma la penna, ecco, da questo punto di vista non tornerei indietro. E cosa mi spinge? A me piace raccontare storie. Questa è una cosa, è fondamentalmente il punto focale, è che quando io scrivo qualche cosa di solito ci metto parecchio tempo, però ne curo la trama in tutti quanti gli aspetti. Generalmente poi quando la faccio leggere, di solito ad amici piuttosto intimi, poi in questo caso ho pubblicato, queste cose magari piacciono e la gente mi chiede come va avanti, come... e a me questa cosa dà proprio soddisfazione, ma via per la felicità, quindi questo. Dopodiché è anche una necessità, nel senso che io potrei chiedere signora Lisa Lombardi che cosa la spinge a respirare, cioè,